L'arretrare a perdere metri sul terreno per la pressione di Calabria, c'è in manovra ora in costruzione offensiva il Sassuolo con Maxi Lopez, il numero 8 si ferma, buona alle sue spalle a Jan, ottiene il pallone il numero 5, prova a sgonfiare il pallone, la formazione di casa cercando di rompere il ritmo del Milan, ruba palla Leo, se ne può andare dalla corsia di sinistra, adesso prova ad accelerare il numero 17, Jan su di lui, se ne va Leo in area di rigore, Leo si muove in giro, un pallone in mezzo, la girata, rete, ha segnato il Milan! Giroud al minuto 17 nel corso del primo tempo cambia il parziale al Mapei Stadium di Reggio Emilia, l'errore della difesa del Sassuolo, Rafa Leo che ruba palla, mantiene la lucidità per servire nel cuore dei 16 metri del Robert Di Giroud che gira il pallone, lo tocca Consigli ma non riesce ad arrestare la corsa, alle sue spalle per il gol del Milan, 17 sul cronometro, in questo momento si sta cucendo qualcosa sul petto, non diciamo cosa, per scaramanzia, per in qualche modo osservare i desideri dei tifosi e dei dirigenti del Milan, che peraltro dello staff tecnico del Milan che segue qui la partita al nostro fianco. Milan 1, Sassuolo 0, il risultato, il parziale allo stadio Mapei di Leao inarrestabile, Closer rete, ha raddoppiato il Milan, ancora Olivier Giroud, la fotocopia del gol che vi abbiamo raccontato al 17esimo, al 32esimo, il raddoppio del Milan con Rafa Leao che ruba palla, va dalla linea di fondo resistendo alla carica degli avversari e mettere il pallone arretrato rispetto a Olivier Giroud che viene incontro alla traiettoria battendo con l'interno sinistro cercando e trovando il secondo palo in una traiettoria lenta ma inesorabile che si spegne alle spalle dell'incolpevole Consigli, 32 minuti sul cronometro nel corso del primo tempo al Mapei Stadio di Reggio Emilia, ha raddoppiato il Milan ancora una volta, Olivier Giroud ancora una volta, l'assistente è Rafa Leao, il Milan è in vantaggio per 2-0, il Milan comincia a vedere un traguardo tricolore alla fine del suo glorioso cammino, siamo al 33esimo nel corso del primo tempo a Reggio Emilia, conduce il Milan per 2-0, ha raddoppiato Olivier Giroud, la linea può tornare a San Siro, e sì, il terzo gol del Milan al minuto 35 nel corso del primo tempo, cambia ancora il parziale al Mapei Stadium e ancora una volta il Sassuolo cercando di costruire l'azione dal basso, perde palla con Kyriakopoulos, se non andiamo errati dal settore sinistro difensivo, la recupera quella palla ancora una volta il Milan, la cross in mezzo di Leao, ancora lui, terzo assist per tre gol del numero 17, che sì che arriva di rincorsa col piattone sinistro, non gli resta che guardare, che inquadrare nello sguardo, nel suo mirino, gli occhi di Consigli che sembra pregarlo disperatamente, non ha pietà, il centrocampista rossonero indiavolato mette il pallone alle spalle del portiere del Sassuolo con un precisissimo e chirurgico piattone sinistro, siamo al minuto 36, ha segnato ancora il Milan, ha segnato che sì, il Milan conduce per 3-0, il Mapei Stadium sta letteralmente esplodendo perché i tifosi del Milan sentono il traguardo ormai a portata di mano, non si tratta che di gestire questo vantaggio 3-0 e siamo al 36esimo e 30 secondi nel corso del primo tempo, ha segnato ancora che sì, stava concludendo Giuseppe Bisantis, disperato tentativo dell'Inter di competere fino all'ultimo secondo per lo scudetto e confermarlo sulle maglie, invece quel tricolore andrà ad essere cucito sulle maglie rossonere del Milan, li sentite i seguaci del diavolo, ecco la risposta dei giocatori del Milan che a bordo campo vicino a Stefano Pioli cominciano a far festa, per la verità è già da 10 minuti che stanno esultando, compreso il tecnico che adesso abbraccia tutti i suoi collaboratori dal primo all'ultimo dei magazzinieri, se magazziniere si può definire ultimo colui il quale bada proprio ai vestiti dei calciatori, alle magliette di allenamento come da gioco, colui che ordina gli spogliatoi, altro che ultimo, sono quegli uomini indispensabili per un club che adesso può cominciare a gioire, può cominciare a festeggiare, e Stefano Pioli che fa segno a Giroud,
sul polso sinistro. È arrivato il momento, è arrivato il tempo di gioire, è arrivato il tempo di poter gridare al cielo dell'Emilia tutta la gioia per lo scudetto conquistato. 46 minuti e 20 secondi sul cronometro. Lotta Scamacca, riesce a servire sul settore di sinistra Chiriacopoulos, che avanza a palla al piede. Il Milan aspetta solo che l'arbitro fischi la fine. Scalacca la distanza, il tiro che finisce sul fondo nonostante il tentativo del giocatore della formazione nero-verde. Eccoci al 46esimo e 40 secondi sul cronometro. Eccoci alla fine di questa partita, eccoci alla fine di questo campionato che assegna finalmente, proprio all'ultimo respiro, il suo scudetto. Nella lotta tra Milan e Inter, nella lotta tra Casciavite e Bauscia, hanno avuto la meglio i primi. Certo, parleremo degli snodi cruciali di questo campionato, ci sono stati e come. Il Milan ha saputo approfittare di tutto. È finita, il Milan è campione d'Italia, esattamente dopo 11 anni. La formazione rossonera cuce il tricolore sul petto ed è delirio a Reggio Emilia con i tifosi rossoneri che entrano in campo per festeggiare i loro eroi. È stata una cavalcata, dicevamo, gentili ascoltatori, emozionante, durata 38 giornate. Certo, il Milan non godeva dei favori del pronostico, qualcuno li concedeva ovviamente all'Inter, favoritissima, è già campione d'Italia uscente, nonostante le partenze di Conte, nonostante le partenze di Lukaku e nonostante le partenze di qualche altro importantissimo giocatore. Poi però è successo che il Milan ha saputo credere, ha saputo fondare nello spogliatoio e mettere le fondamenta appunto per raggiungere questo grande traguardo, e il traguardo è arrivato e lo stanno festeggiando i giocatori, i tifosi, i tecnici del Milan all'interno del Mapei Stadium di Reggio Emilia. È arrivato lo scudetto numero 19, e possiamo dire, gentili ascoltatori, che è uno scudetto assolutamente meritato da questa squadra che non ha mai mollato un attimo, nemmeno nei momenti peggiori, nemmeno quando tutto sembrava essere sfumato per un'azione sbagliata, per una decisione arbitrale, per un qualcosa che comunque fa parte di questo meraviglioso gioco, il gioco del pallone. Ha saputo resistere a tutto questo il Milan, ha saputo ricostruirsi, ha saputo andare avanti, ha saputo soprattutto vincere, che poi è la cosa che veramente conta, e adesso sta godendo di questa meravigliosa vittoria all'interno di un terreno di gioco assediato dai tifosi rossoneri. Sventolano nel cielo di Reggio Emilia, i vessilli del diavolo, le bandiere, le sciarpe, la gioia incontenibile dei tifosi che innalzano i cori assieme ai loro beniamini, assieme a Stefano Pioli, che non è riuscito a contenere il suo entusiasmo negli ultimi minuti di una partita ed è riuscito anche lui a portare a termine questa meravigliosa impresa dopo averla inseguita per tantissime settimane. E merito va a lui, merito va a Paolo Maldini, merito va a Ricky Massara, merito va a tutta una dirigenza che ha creduto di poter arrivare a cucirsi il tricolore sul petto e che adesso sta ovviamente beneficiando di questa meravigliosa festa. A me non resta che ringraziare, gentili ascoltatori, per la preziosa collaborazione tecnica Andrea Neri, Francesco Repice, nel ribadirvi che il Milan è campione d'Italia dopo aver vinto Reggio Emilia sul Sassuolo per 3-0, la doppietta nel primo tempo di ogni 10 nulla, rete sempre nel primo tempo di Chessy ed un secondo tempo di facile gestione e di passerella di fronte a dei tifosi che stanno veramente raggiungendo la